Siamo a Brema. Colazione da asporto. La notte ha portato consiglio e ci siamo chiariti. Il problema stava nel troppo tempo in sella tra una sosta e l'altra e per paura che io borbottassi, Elisa non comunicava. 8:30 del mattino, 9 agosto, davanti al Parlamento della città di Brema, al Duomo Museo, al Municipio della città e alla Chiesa Evangelista. E qui un po' di palazzi storici. Quindi soste più corte, intorno ai 150 km, con la decisione di continuare, ma soprattutto di comunicare sempre qualsiasi necessità in tempo reale. Credo sia fondamentale quando si viaggia in coppia in condizioni non ottimali. Ed ecco che abbiamo trovato la statua di Gerhard Marx, 1951. L'asinello, il cane, il gatto e il gallo. Dicono che toccando le zampe o il muso dell'asino porta fortuna. E noi chi siamo per non rispettare la tradizione? Tocca, 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 vieni a toccare, tocca il muso, 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 tocca la zampa, tocca la zampa. Tanta fortuna, tanta fortuna. Boh, sarà vero. Se si vuole cercare il simbolo di Brema, non si può che trovare la statua dei musicanti. Non so perché, ma qualcosa mi dice che lì dentro c'è roba buona. Indubbiamente, è la vineria Ratzkeller, dove è presente l'enoteca più antica d'Europa, con la più grande collezione di vini della Germania. Quella di là è un'isola. Se guardate sulla destra c'è la fabbrica della birra Becks. Eccola là. Visitando Brema ci si rende conto che il suo centro storico è un po' diverso dalle altre città. Un mix di edifici che partono dal Medioevo fino a palazzi decisamente moderni. Questo perché tra il giugno del 1942 e aprile del 1945 le 890.000 bombe che furono sganciate su Brema causarono la distruzione dell'85% del centro storico e la morte di 3.562 persone. Siamo nell'appartamento che abbiamo affittato a Brema, uno spettacolo, è a 900 metri dal centro storico e sarà 150 metri dal fiume e altri 150-300 metri dalle mura vecchie. È veramente uno spettacolo, tutto nuovo, è un monolocale, letto, cucina, merita tantissimo. Poi in descrizione vi lascio eventualmente tutti i riferimenti. Adesso stiamo partendo, direzione Danimarca. Faccio lavorare la moglie. Maschilista. Ecco. Non vi faccio vedere come sono carico io, però. Ho acceso la luce. Oggi si pranza così, Wow! Moto a vista. Un po'.
poi qui c'è la fame bestia, anche l'aria condizionata. Vaik, sobborgo di Flesburgo, ultima città tedesca prima della frontiera. Siamo usciti per fare benzina, perché sembrava che in autostrada non ci fossero distributori, da quello che ci diceva il navigatore. Carino e caratteristico. Siamo entrati in Scandinavia. Sembra quasi fatta apposta. Come si passa la frontiera danese, il vento incomincia a dettare le sue regole. Siamo arrivati a Kolding. Questa notte ci fermiamo a dormire qua. Kolding è quasi una tappa obbligata per non fare tutti i 760 km che stamattina ci separavano da Skagen. Non c'è molto da dire se non che è un grazioso paesino tipicamente olandese situato sull'omonimo fiordo. C'è 200 metri. Ok. Forse ci siamo. Eccoci, siamo arrivati. Adesso ci hanno mandato una mail dove ci hanno comunicato il codice per aprire la porta. Ok, entriamo ragazzi. Ah, che calduccio! Siamo proprio al nord, si sta benissimo. C'è il riscaldamento acceso. Fa freschino. Quanti gradi hai visto? 14 gradi. Ok, 14 gradi, sono le 5 del pomeriggio. Ho detto tutto. Volevamo farci una passeggiata in centro a Kolding. Purtroppo qua, come vedete, ci tocca rientrare. A parte che piove a singhiozzo, perché ogni 3x2, tac e stacca, tac e stacca. Questo laghetto è poco più che una pozzanghera, ragazzi, ma guardate come è viva sta gente. Che spettacolo. Buh. Andiamo a vedere cosa combina Mauro. Questa è la cucina. Pantaloncino infradito, versione nordica con il pile. 14 gradi fuori, ma con il venticello che c'è se ne sembrano 12. Comunque è comodissimo ragazzi, c'è la cucina. Stasera cuociamo. Oh. Abbiamo trovato un prodotto italiano. Sughetto portato da casa. Qui c'è il forno, il microonde, un frigorifero. Mauro sta bollendo. Io l'ho buttato. Va bene. No, no, il cuoco stasera è lui. Molto spartano. Scofanata di cappellino. Ma è proprio una scofanata questa. Mauro, basta. Ci sono. Mauro basta. Prima mi dice di prendere due confezioni perché una non basta. Poi Mauro basta. E la fame è brutta. Lo so che la fame è brutta, però. Ok, poi faccio la scarpetta. Buon appetito!